A casa sono ospitati i bambini con lunghe permanenze, ma che non hanno particolari problemi di immunodepressione. E invece nell'altra casa, in via Siepe Lunga, vengono ospitati i bambini in post-trapianto e infatti è divisa in mini appartamenti in modo che ogni piccolo nucleo familiare abbia la sua cucina e quindi abbia criteri meno promiscui, insomma, non siano così insieme. Però anche nell'altra casa c'è una sala giochi e locali che permettono la socializzazione per qualche momento alle famiglie. Qui invece le famiglie vivono insieme, mangiano insieme, cucinano nella cucina, i bambini tra di loro imparano a giocare, a conoscersi, anche a litigare, come in una famiglia normale, dove giocano col fratello, eccetera, perché ci sono bambini di varie età. E in questa casa possiamo arrivare a ospitare fino a 6 nuclei familiari. E poiché in questa casa ci sono 10 camere, qui diamo la possibilità a turno alle famiglie di ricevere qualche nonno, qualche fratello, qualche parente che si fermi per brevi periodi per venire a trovare il bambino, il piccolo paziente. Adesso vogliamo andare a vedere su, che c'è una vista molto bella.